Ciao, sono Daniele. Questo è il mio sito. Benvenuti nel mio sito. Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Dino Buzzati è stato uno dei più importanti scrittori del Novecento italiano. Tra i suoi scritti più noti ricordiamo anche la famosa invasione degli orsi in Sicilia e i 60 racconti. Fu appassionato di alpinismo e ciò si nota nelle descrizioni del paesaggio del libro Il deserto dei Tartari. Dino Buzzati descrive la consumazione del tempo di uomini che attendono inutilmente l'accadere di eventi che potrebbero cambiare il corso. Guarda come dondolo con il viso, con le gambe da... Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessuno saprà. L'idea di questo romanzo nasce nell'autore dalla monotonia che egli viveva in redazione e dal timore che quella vita sempre potesse le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi. Pronto? Sì, guarda, stavo arrivando ma non so più dove mi trovo. Mi sono perso. Dai, adesso provo a cercare la strada, dai. Ciao ciao. La valle solitaria e nel silenzio delle gole produce una vasta eco. I cespugli in cima ai roccioni non si muovono. Ferme stanno le gialle erbette. Anche le nubi passano nel cielo con speciale lentezza. Il passo del cavallo sale adagio per la strada bianca. È Giovanni Drogo che ritorna. È proprio lui, adesso che si è avvicinato, lo si riconosce bene. E sulla faccia non si legge alcun particolare. Non ha dato le dimissioni. Ha mandato giù l'ingiustizia senza fiatare. E se ne ritorna al solito posto. Senti... Non è più come una volta. È cambiato tutto, io... Mi stai ascoltando? Ah sì, scusa, scusa. Ma tu mi ami? Padre. No, dai, ti prego. Evitato bruschi cambiamenti di vita. Di poter rientrare tale quale nelle vecchie abitudini. Si illude, Drogo. C'è Grazian? Benvenuto nel mio studio. Bene. Signore, non saprei come poterlo dire, ma lei restano pochi mesi di vita. Sì. 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 Qui. Lei cosa ci fa qui? Fuori. Fuori. No, no.
Vada fuori. Vada fuori. Scusi per il paziente. Allora, come le stavo dicendo prima, signore, non so come dirle, ma a lei restano pochi mesi di vita. Che cosa ha detto? Vorrei sbagliarmi, ma non è così. I risultati delle mie analisi parlano da soli. Mi creda, vorrei sbagliarmi, ma purtroppo è così. Ma dottore, quanti mesi di vita mi restano? Più di uno. Più di uno? Sì. Si illude Drogo di una gloriosa... Ehi, hey, ciao Michelle. Ciao. Tutto bene? Sì, tu? Oh, niente male, dai. Hai un accendino per caso? Sì, più di uno. Grazie. Senti, ti vedo un po' agitato, ci sono dei problemi. Guarda, lascia stare. Ho la scuola, mi ha appena messo 4, non riesco ad andare bene, neanche una sufficienza. Poi al lavoro ho litigato con il capo e mia madre mi ha detto che se vengo bocciata mi manda a lavorare. Lasciamo stare.